Ciao a tutti, bentornati al nostro canale La Vita de Ananda. Oggi sono in garage e parliamo della mia collezione di CD che ho qui in garage. Allora, questa è una piccola parte collezione di CD. Queste CD qui sono italiani. Ho qui Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Massimo Ranieri. Ho anche delle CD di Sanremo, Massimo Di Cataldo, Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Eros Ramazzotti. Adesso vi faccio vedere il primo CD che ho comprato, era in Italia. Allora, adesso vi faccio vedere il mio primo CD, è questo qui. Claudio Baglioni, La vita è adesso. Questo l'ho comprato nel 1986. Era il mio primo viaggio in Italia e il mio cugino Raffaele è un fan di Claudio Baglioni e lui mi ha suggerito questo CD. Allora, questo qui l'ero comprato prima e non avevo neanche il lettore per leggere la musica. E poi altri CD di Claudio Baglioni, e questo qui anche mi piace a solo, che è un CD dal vivo che lui ha fatto nel 1986. Era il concerto a Verona. Questo è anche uno dei miei preferiti. E ho diversi CD di Claudio Baglioni. E tu come stai? Questo qui è il suo primo CD che ha fatto. Questo qui mi sembra nel anno 1970. Tanti di questi CD sono stato fortunato, l'ho trovato anche qui in Australia, oppure nel tempo ho chiesto degli amici a comprarle per me quando sono andato in Italia. E poi un altro artista che mi piace anche è Eros Ramazzotti. Questo è uno dei più dopi. Anche Laura Pausini. Un altro artista italiano che mi piace molto è Antonello Venditti. Ho questo qui, Antonello Venditti, gli anni 70. E poi ho anche qui il 883. Un altro che mi piace, e poi un altro artista che mi piace tanto è Mike Francis. Ormai oggi i CD non si usano più perché la musica è tutto dall'internet. Purtroppo le vendite di CD non è tanto grande, ma qui c'è un altro artista pure che mi piace molto, è Lucio Battisti. Questo qui è una collezione di canzoni, i suoi migliori, e qui c'è ancora il prezzo, quando l'ho comprato in Italia, 40.000 lire. Questo forse l'ho acquistato nel 1994. Ascoltando alla musica italiana mi ha anche aiutato un po' di seguire la lingua. Ho queste CD qui ancora perché, anche se sono CD, io ancora le uso, il lettore ce l'ho ancora. Mi fate sapere cosa ne pensate, se avete anche voi ancora delle CD, e ci sentiamo la prossima volta. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao per adesso.